Se cerchi la bontà e la freschezza di un gelato artigianale preparato all'istante grazie alla tecnologia S-Roll, l'indirizzo giusto è Benessere in Frutta, Viale Cassitto, Avellino. Seduta di consiglio comunale ancora una volta deserta, come da previsione, soltanto 14 presenti. Il consiglio slittato a lunedì prossimo per l'approvazione del conto economico e stato patrimoniale dell'ente. L'incontro però è servito a fare il punto della situazione sulle aree di sosta cittadine. Da lunedì entreranno in funzione i parcometri in quelle aree gestite dalle cooperative. Una notizia sbucata fuori dopo l'interrogazione del consigliere del gruppo SIPO, Giancarlo Giordano. La questione parcheggi resta nella suggestiva condizione dell'indecisione assoluta. Si è fatto e revocato un bando, si è proceduto senza un orientamento. Si può sapere cosa volete fare con i parcheggi? Questo è l'interrogativo promosso dal consigliere. Detto fatto, arriva la risposta del sindaco Foti. L'annuncio è uno di quelli che faranno indiavolare i tanti avellinesi che quotidianamente utilizzano i parcheggi nelle aree chiuse della città una volta concesse alle cooperative. Ci sono stati e ci sono difficoltà e ritardi, ha dichiarato il primo cittadino. Si sono persi mesi e settimane per allocare i parcometri in prossimità delle aree chiuse, che erano subaffidate alle cooperative. Ma ora ci siamo, entreranno in funzione lunedì e le colonnine saranno vigilate da municipali ausiliari del traffico. Una soluzione che lascia quantomeno perplessi, punto primo, perché sarà difficile, in base all'organico a disposizione della Polizia Municipale, piantonare le aree suddette. In secondo luogo, premesso che sarebbe stato opportuno dare un minimo preavviso alla città, potrebbero esserci problemi tra cittadini ed abusivi. E sullo sfondo la questione del bando. Noi resteremo vigili poi su cosa accadrà realmente sull'affidamento e la gestione dei parcheggi ad Avellino, al momento ancora inspiegabilmente in stand-by.